fare. Se una cosa funziona, Carlita Dolce la deve avere e la deve riprodurre. Yeah! Ciao ragazze e ciao ragazze, sono qua oggi per farvi un video che veramente non vedevo l'ora di farvi, adoro troppo, perché praticamente le ragazze mi hanno chiesto di riprodurre in casa la maschera al carbone, la maschera nera, non so se la conoscete, è una cosa che si è diffusa tantissimo in America e anche le beauty guru americane hanno fatto diversi video dove praticamente c'è questa maschera al carbone e dicono che è molto efficace, che tolga tutti i punti neri, tutte le impurità. Quindi ho pensato, ma sì, la vado a fare anche io, e ho pensato come riprodurla in casa in un modo ovviamente semplice, dato che comunque questi prodotti non si trovano neanche così tanto facilmente in Italia e poi ovviamente costano tanto, ci sono tante schifezze dentro, e invece è una cosa super super semplice che non vi immaginereste mai, ragazze. Veramente sono scervellata, come sempre faccio. Ho detto no, lo devo fare, se una cosa funziona Carlita Dolce la deve avere e la deve riprodurre. Yeah! Allora, per prima cosa ragazze, io mi metto un bel fermaglietto per non sporcarmi i capelli, e una fascetta, insomma quello che volete voi. Ecco, così sembro Alice nel Paese delle Meraviglie, fantastico. Questo qua, carbone vegetale in compresse, questo è, perché si vende anche in polvere. Voi vi dico già, lo potreste trovare nelle farmacie o nelle erboristerie. Prendetelo o in polvere, che però a me me ne volevano dare tipo una busta di un chilo, che non sapevo cosa farmene, perché si viene utilizzato anche per sgonfiare la pancia. Infatti mi informerò anche da questo punto di vista, vi farò sapere qualche altro anche rimedio per stare in forma, per sgonfiare la pancia. E io non l'ho mai assunto, quindi non so proprio da questo punto di vista non so consigliarvi. L'ho comprato esclusivamente per fare questa ricettina, l'ho preso in compresso, che questo qua l'ho trovata al supermercato tranquillamente e l'ho pagato intorno tipo ai 3 euro, quindi ho detto vabbè. Sottolinea ragazze, vado a mettere sia le appunto le pasticchette di carbone vegetale, anche un po' di argilla verde, perché voi sapete che l'argilla verde è ottima veramente tantissimo per i punti neri, per i brufoli, i pori dilatati, quindi va benissimo. Poi ci metto anche un po' di miele, e il miele va sempre bene per tutti i problemi di pelle, sia grassa che secca, perché sia nutriente sia un ingrediente anti acne e anti brufoli. Quindi io metto sempre un bel cucchiaino di miele in tutte le mie maschere viso. Acqua calda. Quando aggiungete l'acqua calda, cosa succede? Tutte le pasticchette che avete messo di carbone vegetale si sciolgono, sprigionando appunto il carbone vegetale e questo tipico colore nero. Mi raccomando però, l'acqua deve essere calda, veramente calda, se no non si sciolgono le pasticchette di carbone. Vado quindi a spalmare la mia maschera sul viso. Ovviamente non aspetto proprio più piccolo, per prenderlo. Sono molto più intelligente. Mi sono dimenticata di mettere il tea tree oil, ragazze. Altro ingrediente fondamentale per i brufoli, punti neri, qualche goccina di tea tree oil o l'essenziale di tea tree malaleuca, oppure se ce l'avete anche di rosmarino o di limone vanno bene. Okay. Guardate che carino il mio specchietto con tutti le cose rosa. Questa maschera, dato che è molto molto purificante, io la vado a mettere solo dove ho i punti neri, quindi non la metto su tutto il viso, ma la metto solo sulla zona T. Quindi naso, fronte e mento. Se avete proprio la pelle grassa, la pelle molto impura, con punti neri e brufoli su tutto il viso, la potete mettere anche su tutto il viso. Se avete la pelle mista come la mia, allora la mettete soltanto dove avete le impurità. Ecco qua ragazzi, adesso dovete uscire dal balcone, affacciare il balcone e farvi guardare da tutte queste condizioni, non vabbè, scherzo. Adesso aspettate non tantissimo, tipo 10 minuti massimo, e poi andiamo a risciacquare.
quando si è un po' seccata, tipo così, allora vuol dire che è il momento di andare a toglierla. La tolgo con l'aiuto di una spugnetta oppure di un pannuccio in microfibra così, bagnato con acqua tiepida. Lo faccio in questo modo. Bagno. E tolgo. Così. Tolta la mia maschera, sono veramente soddisfatta perché sono spariti tutti i punti neri che avevo, ne avevo tanti, soprattutto sul naso, perché il naso è il mio punto critico per i punti neri, e anche qua e qua, anche i pori dilatati sono un po' stretti, è diventato la pelle poi super liscia. Sapete quella sensazione che veramente io non ho mai, perché il naso te lo senti sempre un po', è brutto da dire, fa quasi schifo, un po' un tizzo, è un po' ruvido, no? E invece adesso mi sento proprio, cioè scivola, liscissimo, è bellissima questa sensazione, veramente mi sento super pulita e purificata, quindi sono felicissima. Fantastico, ci sono spariti tutti i punti neri, bellissimo. Adesso mi vado a mettere un po' di Brufolo Kill, il gel antibrufoli, quello là di cui vi feci il video se vi ricordate, così vado a terminare il mio trattamento purificante. Questo gel veramente lo adoro, è un toccasana per combattere i brufoli, i punti neri e le imperfezioni, ma anche per prevenirle, veramente lo adoro tanto. In alternativa potete utilizzare il semplice gel d'aloe vera. Ragazze, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, mettete un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video, supportate i miei video di ricette, so che vi piacciono tanto, fatevelo capire con tanti pollici in su, tanti commenti, mi raccomando, se provate questa ricetta lasciatemi un commentino. Anche l'altro video della pulizia del viso vi era piaciuto tanto, ha avuto veramente tanti like, quindi sono contentissima e questo mi ha spronato, come avete visto, a fare subito un nuovo video di ricette, quindi se ricevo anche adesso tanti like ne faccio subito un altro, e quindi magari se avete anche delle richieste potete lasciarle nei commenti. Vi mando ancora tanti baci e al prossimo video. Ciao.